È importantissimo nella gestione dei pazienti con malattie croniche, come il caso dell'epilessia, una gestione multitasking del paziente e quindi avere delle evidenze cliniche anche che dimostrino l'importanza di questo tipo di gestione. Della Real World Evidence in epilessia se ne è parlato anche durante l'edizione 2020 del Congresso Nazionale della LICE e noi abbiamo fatto il punto con la dottoressa Simona Lattanzi. Allora, dottoressa, dicevo le evidenze, l'importanza delle evidenze anche nella gestione dei pazienti con epilessia. Ci spiega meglio cosa si intende per Real World Evidence e quanto realmente è importante? La real world evidence si intende quell'evidenza clinica che nasce dall'analisi dell'interpretazione dei cosiddetti real world data, ovvero di quei dati pertinenti alla condizione di salute di pazienti che vengono raccolti così come nella pratica clinica quotidiana. La real world evidence può offrire delle informazioni molto importanti per noi clinici e essere un complemento alle informazioni che derivano dagli studi randomizzati controllati. Noi sappiamo, siamo tutti d'accordo che gli studi randomizzati controllati sono il mezzo migliore, da un punto di vista scientifico per dimostrare l'efficacia di un nuovo farmaco antiepilettico, ma sappiamo anche che per così come, nascono e per le motivazioni per cui vengono condotti, le informazioni che abbiamo da questi studi registrativi possono non coprire completamente le informazioni di cui noi abbiamo bisogno. Infatti, gli studi registrativi, vengono condotti in pazienti selezionati hanno ad esempio delle durate più limitate rispetto a quella che è la condizione dell'epilessia che spesso è cronica. Quindi il real world evidence ci permette di ricavare delle informazioni che sono più trasferibili alla pratica clinica perché si riferiscono a delle popolazioni di pazienti sovrapponibili a quelli che noi vediamo nei nostri ambulatori tutti i giorni. È ovvio che affinché la real world evidence possa assurgere questa importante funzione, è necessario che gli studi di real world vengano condotti in maniera scientificamente rigorosa, proprio per evitare che ci siano dei bias di confondimento e di interpretazione dei dati che poi minano la validità dei risultati stessi. E quindi questo è l'obiettivo principale quando andiamo a condurre degli studi di pratica clinica, è quello di cercare di correggere per potenziali fattori di confondimento tutti i risultati che poi otteniamo, in modo tale da essere certi che i risultati che andiamo a identificare siano effettivamente riferibili all'effetto di un farmaco piuttosto che a delle differenze esistenti già al momento del reclutamento tra i vari gruppi di pazienti. Ecco, dottoressa, c'è qualche esempio che ci può fare di studi che vanno in questa direzione, quindi che hanno utilizzato evidenze real world? Tra le strategie sicuramente utili per implementare la qualità degli studi di real world c'è il reclutamento multicentrico e il lavorare in network. Recentemente un'esperienza di questo tipo è stato il Priva First, uno studio retrospettivo multicentrico italiano che ha reclutato oltre 1.000 pazienti afferenti ad oltre 60 centri di epilessia e che ha fornito dei dati molto significativi in riferimento ad uno dei farmaci antiepilettici di più recente introduzione. I risultati generali di questo studio sono stati molto interessanti e significativi e soprattutto le analisi per sottogruppi condotte su questi dati hanno permesso di avere informazioni molto utili per tutti noi che ci occupiamo della gestione clinica dei pazienti affetti da epilessia focale farmacoresistente. Dottoressa, infine, vede questo come un sistema importante anche per il futuro della gestione del paziente con epilessia? Sicuramente sì, nel futuro devono esserci degli studi che, come il Priva First e altri simili già disponibili in letteratura, che vogliono andare a rispondere a dei quesiti che sono effettivamente molto significativi sia per noi clinici sia per i pazienti. Quindi selezionare degli outcome che siano clinicamente rilevanti per noi clinici e per la stessa qualità di vita dei pazienti. Quindi assolutamente condurre studi di real world è molto importante, lo sarà sempre di più in futuro, anche perché avremo a disposizione sempre più una quantità di dati che dovremo e che avremo la possibilità di interpretare e di analizzare.